27esima giornata del girone B di Serie D e la Caratese chiude la settimana di festeggiamenti per i suoi 103 anni con un importante impegno casalingo. Il 25 aprile arriva la Virtus Veikkomp, che la sopravanza di 9 punti in classifica e ha attualmente 4 lunghezze di vantaggio sui play-out. Amici calciofili di BM Radio e di uscaratese.it, un buon pomeriggio da parte di Fabrizio Togliatti, che con l'ausilio della storica regia di Antonio Riva va a leggervi le formazioni in campo. Lo squalificato Cortellazzi sostituito in panchina da Gabriele Ratti per continuare la striscia casalinga positiva fatta di 2 vittorie e dell'emozionante pareggio con il Mantova Schiera Novembre. Bonfanti, Brivio, D'Angelo, Fioroni, Pedotti, Placida, Rebuscini, Scaccabarozzi, Semeraro e Storno. Panchina per Bestetti, Barzotti, Buonanno, Dalla Costa, Giosuele, Simone e Volpini. I veneti di mister Luigi Fresco in serie positiva da ben 6 gare rispondono così: Fanini, Nze, Peroni, Bolcato, Boldrini, Micheloni, Bortignon, Allegrini, Pauletto, Rebeca, Odogwu. Panchina per Bertacco, Tanasa, Ciullo, Caurla, Tartabini, Santuari e Rizzi. Direzione di gara affidata a Patrignani di Roma, coadiuvato dagli assistenti Fusco di Torino e Rondina di Vercelli. Ecco la palla per Pauletto, il dribbling, c'è la sovrapposizione sulla sinistra tra Versone, attenzione Odogwu, e poi il gol di Bortignon che appoggia praticamente a porta vuota. Virtus in vantaggio all'ottavo minuto del primo tempo. Bene D'Angelo, attenzione alla possibilità con il sinistro, pallone che però rimane lì, Bonfanti, la respinta del portiere e poi il fallo dello stesso terzino caratese. Caratese che conta 7 vittorie in tutto il campionato, ma 3 nelle ultime 6 gare. Fioroni, lo stop in qualche modo, anche forse con un po' di braccio, il sinistro è centrale, nessun problema per Fanini. Pedotti cerca l'azione personale, Pauletto su di lui, Pedotti, la penetrazione poi di Storno, un po' di flipper, Nze adesso regala pallone però ancora alla Caratese con Bonfanti che tenta il traversone, Fioroni, pallone ancora lì di Storno, ribattuto forse ancora da D'Angelo, poi la Virtus viene fuori da una situazione intricata e il destro di Bonfanti di prima intenzione che fa spellare le mani al pubblico caratese, ma in realtà Fanini blocca a terra. Odogwu, pallone, attenzione per Brivio che viene ammonito, anzi espulso, e c'è anche il calcio di rigore inevitabile a un certo punto. Bortignon affossato nel momento in cui avrebbe potuto praticamente calciare a rete, un'occasione sicuramente limpida per i veneti, rigore ed espulsione. Tutto pronto per il calcio di Rebecca, studia il movimento di Novembre e poi lo fulmina. Nel frattempo sale alto l'urlo contro Patrignani da parte della sostenitori caratesi, un po' di abbracci all'interno dell'area di rigore, Semeraro il destro. Perfetta sintonia con la Virtus Veikkomp. Traversone di Rebuscini, colpo di testa di D'Angelo, centrale. Inserimento sulla traiettoria di Scaccabarozzi, ancora duello tra il numero 10 della Virtus e il numero 9 della Caratese, il traversone di Odogwu che va vicinissimo al tris. Stanno ben giocando entrambi. Odogwu in azione solitaria, Placida non interviene, poi il pallonetto di Odogwu che per poco non beffa Novembre, uscito alla disperata. Però ancora la Virtus in azione offensiva con Odogwu trattenuto anche abbastanza evidentemente da Pedotti. È l'ultima azione questa del primo tempo, 46 minuti, doppio vantaggio della Virtus al 25 aprile con Bortignone, il rigore di Rebecca. Si erano proposti sia D'Angelo che Dalla Costa, eccolo Dalla Costa servito, chiedono tocca di braccio, Fioroni ha lo spazio per il sinistro centrale. Certo è che i 2 gol di svantaggio e l'uomo in meno fanno pendere la bilancia dei pronostici a favore della Virtus, che adesso attacca ancora. Micheloni prova addirittura la conclusione con Novembre che smanaccia in corner.
Ecco la battuta del numero 6, pallone per Nze, Paoletto, pallone ancora lì, attenzione perché Barzotti lascia campo al sinistro di Rebecca. Barzotti va via, ha bloccato, pallone per Fioroni, traversone, attenzione a storno, il sinistro ci ha battato, ancora dalla costa che non tira. Storno ruba palla a centrocampo dalla costa, il pallone toccato non si sa come da dalla costa che è diventato quasi un mezzo pallonetto, nessun problema però per Fanini, palla a lato. Barzotti dalla costa, pallone geniale questo di dalla costa con il sinistro di Fioroni, ribattuto da Fanini. Intervento poi di D'Angelo sul pallone dalle retrovie, buona la conclusione, peccato la mira. Sempre bottino magro per la Caratese che adesso deve vedersela con il destro di Allegrini. Ciullo soffia il pallone a Scaccabarozzi e c'è anche il triplice fischio da parte di Patrignani, 2 minuti di recupero e alla fine il risultato è quello che vede la Virtus vincere al 25 aprile per 3-0 con le reti nel primo tempo di Bortignone, Rebecca su calcio di rigore ed il tris dello stesso Rebecca al 6° del secondo tempo. Mister, una vittoria che sicuramente dipesa dal rigore d'espulsione. Sicuramente è stato un momento molto importante, quello perché eravamo 1-0, ma una gara equilibrata, perché Caratese è un'ottima squadra, anche secondo me allenata molto bene, seguita bene, e ci stanno mettendo anche in difficoltà, sicuramente poi quel fallo lì un po' ingenuo ha determinato tutto. Sai, noi veniamo da 7 partite, noi e 4 vittorie, 3 pareggi, perciò è un momento buono, e, insomma è un momento anche, siamo partiti male all'inizio del ritorno, perché dopo 1 vittoria abbiamo fatto quella sconfitta brutta ad Arfo, poi abbiamo perso di conseguenza con l'Insubria e poi ci siamo ripresi, dai. Mister, un'altra sconfitta in casa dopo un periodo positivo qui al 25 aprile. Sì, era 3 gare di fila che in casa riuscivamo a fare bene, oggi siamo caduti nuovamente sullo svantaggio dopo pochi minuti, tant'è che alla squadra prima della partita avevo detto passiamo indenni i primi 15 che sono più o meno la svolta delle nostre gare che poi riusciamo a vincere. E invece quando subiamo un fin già visto, quando subiamo il gol presto, poi facciamo fatica e solitamente prendiamo il secondo dopo pochi minuti e lì praticamente la gara si è chiusa, perché al 25esimo sotto di 2 gol con un uomo in meno diventava difficile. Per cui l'unica nota positiva è stato il comportamento, visto che nessuno ha perso la testa, non è preso imbarcate, bisogna crederci sempre, perché comunque la squadra è viva, non è una squadra morta che non ha cuore, e quindi continuare a mettere il cuore e fare punti perché abbiamo la possibilità di farlo. Una prova di maturità fallita, vogliamo dire così, dopo il successo di Villafranca, il buon periodo che stavate passando. Sicuramente, non è la prima volta, continua a succedere, è già la seconda o terza volta che abbiamo la partita dove c'è l'opportunità di tirare fuori un po' la testa e tutte le volte non riusciamo a fare quel click in più che ci permetta di rientrare in corsa per un finale di campionato importante.